1961. Questo duo tutto al femminile è approdato in Italia. A partire da quel momento la loro carriera si sviluppa su più fronti, dagli spettacoli leggeri teatrali ai programmi televisivi, al cinema e al teatro impegnato. Il gradimento del pubblico convince la Rai a includerle 9 mesi dopo nel cast di Studio 1, in cui cantano la sigla di apertura. Parte del loro successo è dovuto a quelle lunghe e provocanti gambe, tanto sexy da far scandalo. Si narra che la Rai, per sopperire alla censura, le avesse obbligate ad indossare delle coprenti calze nere in nylon. Oggi le ritrovava in un medley esplosivo. Da un pa, la notte è piccola, dirige l'orchestra. Da umpa, la notte è piccola, dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio. Cantano le gemelle Kessler. Valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui, è arrivato Dana Umpa, Dana Umpa, Dana Umpa, Dana Umpa, Umpa. No, c'è il secondo. Piccolina, c'è poco tempo per vagare.